Ciao, oggi vado a fare una ricetta pratica, perché devo dire la verità, questa è proprio una ricetta pratica. Quando uno non ha il pane, non ha voglia di fare grandi impasti lunghi, ma trova la soluzione attraverso questa ricettina qui, ovvero fare un pane veloce da fare in padella. Quanto tempo ci vuole per farlo? Relativamente poco, ma davvero, ora lo vedete. Tutto a mano, poi. Ciotola, metto dentro latte tiepido. Tiepido vuol dire che voi state tranquillamente con le mani sopra, senza problemi, non vi scottate. Latte tiepido, acqua ugualmente, stessa temperatura, tiepida. Lievito di birra fresco. Ora vado ad aggiungere la farina. Tutta questa operazione, ovviamente, la potete fare tranquillamente con una macchina, con un impastatore. Però questo per far vedere che si può fare tranquillamente a mano senza poi grossi problemi. Aggiungo il sale. Se riuscite a impastare direttamente dentro la ciotola, potete continuare nella ciotola. Io proprio per praticità mia preferisco poi impastare su una sorta di spinatoia, ma va bene anche il tagliere. Quindi un po' di farina. Tutti gli ingredienti di questa ricetta, anche se sono davvero pochi, sono su www.casapappagallo.it. Non deve essere super impastato, una volta che è abbastanza omogeneo l'impasto, lo rimettete nella ciotola, coprite con una pellicola, un panno e ora si farà raddoppiare. Quanto tempo ci vorrà? Dipende sempre dalla temperatura, ma probabilmente ci vorrà circa un'oretta. A dopo. Ecco qui, guardate come è gonfiato l'impasto. È abbastanza ovvio che sia gonfiato in questo modo perché la quantità di lievito è abbastanza. Ora, piano piano, si mette nel tagliere questo impasto. Allora, ora siete di fronte a un dilemma quasi esistenziale. O lo tagliate, lo pesate e fate tutto uguale, oppure fate un po' a casaccio cominciando a dividere questa pagnottella. Più o meno tirate fuori circa 8 pezzi. Quindi, andiamo, io lo faccio così, a occhio, metà, metà della metà e poi ognuno di questi qui lo divido a metà. Ce ne sarà qualcuno più piccolo, qualcuno più grande, ma l'imperfezione è anche bellezza, sempre con un po' di farina. Cominciamo a dargli una sorta di forma tonda. Una volta che si è completamente gonfiata, girate. Non è obbligatorio, però fatelo perché gli dà quella marcia in più. Un po' di olio e prezzemolo e passatecelo sopra. Quando fate questo lavoro, quello di pennellare con l'olio, portate fuori la padella dal fuoco, fate abbassare leggermente la temperatura, altrimenti poi il secondo pane che fate rischia di bruciarsi. Piccole avvertenze. Non fate diventare rovente la padella, altrimenti si brucia e poi diventa amaro. Quindi ogni volta che lo fate, togliete la padella, fate raffreddare un pochino e ricominciate a farlo, veramente. Poi, se qualche volta vi sembra che non si stia gonfiando, dategli tempo, perché magari ci vuole qualche secondo in più.
avete visto, non è un lavorone gigantesco, però tra l'altro vi dico la verità, dà anche parecchia soddisfazione. La soddisfazione è soprattutto assaggiandolo, ma non assaggio l'ultima, assaggio la penultima perché l'ultima è sicuramente bollente. Intanto guardate quanto è morbida, mamma mia. Calduccia anche questa, devo dire la verità. Buono. Sarebbe buono quasi da mangiare anche come focaccina, magari con un pochino di sale in più. È buono. C'è poco da dire. E non è una cosa da fare quando uno è disperato perché non c'è il pane. Questo uno lo deve fare veramente di proposito. Ma sono soddisfatto. Marco, te lo vuoi assaggiare? Devo assaggiare, sì. Vabbè, si mangia questa qui. Vuoi un pochino di sale sopra? Sì, metticelo, vai, grazie. Ti dico la verità, secondo me lo fa diventare un po' più appetitoso. Guarda, io lo assaggio perché sono curioso, che è un sapore che mi riporta quando stavo in Rojava. Ovviamente però l'anno le facevano allo stesso modo come l'hai fatte te, però senza olio e... Ah, beh, olio per mangiarle subito. In quel modo si conservano. Ci vorrebbe qualcosa da... Infatti, là c'era molto lo yogurt acido, si prendeva, si giravano con lo yogurt acido, che era proprio... Però senti, mi sono buone. Buonissime. Stiamo veramente bene. Vero? Sì, infatti quasi quasi queste me le porto via io stasera. Vabbè, non credo proprio. Dai, mettici invece. Ciao Marco. Ciao.